Errore di occhi neri grad. Lo stacco Nasdaq del Cigno assume l'iniziativa con allargo Tommaso MTT. Rinvengono anche Ologramma e Lecito Sco. L'imbocco della prima piegata con Tommaso che tenta di convergere allo steccato, operazione che per il momento gli è impedita dall'inserimento di Nasdaq del Cigno, l'errore di Omega B, poi Ologramma che finisce con lo sbagliare, filtrata bene Nerita Hans. 16 secchi, lancio iniziale con Tommaso che vorrebbe passare, Nasdaq gli si oppone ancora, poi Tommaso passa. All'esterno subito Lecito Sco, poi Nerita Hans. Gli altri capeggiati da Mister Tivoli, 400 in 31,1, tutto sommato non c'è stata tanta spesa da parte di Tommaso, illecito a navigare all'esterno, poi Nasdaq del Cigno, Nerita Hans, la via del largo presa da Mister Tivoli, pedinato da Onil di Azzurra, 600 in 46,8 al passaggio avanti le tribune, 15,6 il paletto impiegata con Tommaso a comandare. Su Lecito Sco, Nasdaq del Cigno, Ologramma, Nerita Hans, la terza pariglia di Onil di Azzurra che adesso va in terza ruota. Mister Tivoli non lo para, Tommaso a guardarli in faccia quando gli 800 sono completati in 1-2 qualche cosina. Tommaso a comandare, Lecito Sco, Nasdaq di dentro, adesso cerca di carburare Onil di Azzurra che lungo il rettilineo di fronte tenta di sopravanzare Lecito Sco, il chilometro in 18,8 e Onil di Azzurra è preponderante, si trascina Mister Tivoli. Tommaso che comunque tenta ancora di rientrare, 14,9 il paletto di fronte, ultima curva con Tommaso che è rientrato a Onil di Azzurra che sembra aver raffievolito un po' lo spunto. Gli altri potete anche dimenticarli con Tommaso che è richiesto, Onil di Azzurra all'esterno che sulle curve deve un po' subire, Tommaso che è rientrato, si entra in retta d'arrivo con Tommaso che prende margine, Onil di Azzurra che ci tenta ancora ma Tommaso mantiene margine importante, Tommaso MTT, Vincenzo Longo all'ultima del convegno su Onil di Azzurra per il terzo Nissaki. Quindi si va ai numeri, al primo posto Tommaso MTT, numero 4, al secondo il 10, Onil di Azzurra, per il terzo finisce bene Matardi Nissaki. La quota di Tommaso presumibilmente dovrà essere alta perché gli altri favoriti sono tutti out. Allora viene a concludere Tommaso MTT con Vincenzo Longo al secondo, un finalmente liscio, Onil di Azzurra per il terzo, uno sfortunato Nissaki a 9.